Eh sì, ragazzi, ci siamo. È di nuovo quel momento lì, quel momento in cui io sono qui, più serio del solito, più concentrato del solito, con un tono di voce un po' più basso, con la mia bella tazza da cui bevo un sorso per dirvi. Beh, intanto ben ritrovati e salute. Spero di trovarvi tutti senza troppe difficoltà, siano esse fisiche, lavorative, finanziarie o di catastrofi naturali come quelle che ci stanno, che stanno, almeno fortunatamente, distruggendo e sconvolgendo troppe tante vite in giro per l'Italia e non solo, e spero invece di trovarvi appunto tranquilli e sereni, ben predisposti per non pensare a queste cose, ma spero di trovarvi contenti di essere qui, pronti a seguire questo nuovo contenuto. Ringrazio coloro che si sono aggiunti in questi ultimi tempi, benvenuti. Spero che vi possa sempre offrire dei contenuti interessanti. Grazie a tutti coloro che lasciano commenti e che partecipano vivamente. E qui dove? Qui in questo momento dove sì, venite più vicino, ancora più vicino, perché anche oggi dobbiamo parlare. Dobbiamo veramente parlare. Ma solo dopo la sigla. E allora, sigla. E allora vi dicevo che è il momento appunto di parlare. E se è il momento di parlare, per fortuna non lo devo fare io da solo con voi, ma finalmente sono riusciti a raggiungermi gli amici che aspettavo da un bel po'. Allora, la legge dice Lady First, prima le signore. Allora iniziamo con... Ciao Alessandro! Ah, quindi Ah no, sei scusa, ho molto sbagliato! Ah esclusivo. no, ho sbagliato! Per essere Vabbè, non inclusivi, volevo... per essere inclusivi, invece così è esclusivo, l'hai appena Ho fatto esclusivo. sbagliato perché ci sono un po' di A stasera, perché Ah, non c'è l'hai fatto A di apposta. Alessandro. No, no, Non mi c'era A di identifico fluido, Alessandro. mi identifico Poi cisgender, c'è in la A caso di Alessia, ciao, caucasico. ben ritrovata, e c'è anche la A di Anna. Quindi, Hola. tra tutte queste A, mi sono sbagliato. A, cercasi e Non vabbè. sei inclusivo, non sei negli intenti, ma non Assolutamente nelle sì, azioni. assolutamente, anzi. Anzi, visto che sono inclusivo, non saluto una A, saluto una V. Salutiamo Vinny, che ha avuto il compleanno poco fa. Gli ho mandato gli auguri qualche giorno fa. Ah, Auguri, Salombini. Vinny. Alla faccia che non Facciamo sono un inclusivo. auguri, Comunque, auguri, auguri. come state? Faccelo Stanchi. sapere. Io lo so, però quelli che ci guardano non lo sanno. Quindi, se vi va... Facciamo il giro se vuoi, parto io che sono alla tua sinistra come il diavoletto. Stanco perché abbiamo fatto partire il cascell con le mille problematiche abruzzesi che Alessia conosce bene, tipo che in qualsiasi ambito espositivo non puoi mettere chiodi né tantomeno le guide. Ti dico, non si possono. Ma scusa, voi lo date come spazio espositivo, come li dovete tenere sui quadri col pensiero? Ma i cavalletti ci pensano gli artisti. Ah, Metti 30 ok. cavalletti, fa schifo. Però vabbè, e quindi stanchi, abbiamo risolto queste problematiche. Adesso sto Ok. facendo catalogo, però in questi mesi il cascella mi ha rubato Sì, tempo. io sto seguendo quello che posti e mi è piaciuto tantissimo l'ultima immagine, il volto femminile con la natura Guarda, con io gli riprogrammo olivi. un mese fa e poi non ho la più pallida idea di Ah, quello che ok. pubblicherò. Però sì, li Vabbè, facciamo io ci ho vedere tutti. provato. No, Era se per no, dire che lo non c'è un passo seguo. un cavolo. Però sì, ogni Però giorno era c'è un bella artista. l'immagine del volto femminile con dentro tutta la natura che si rispecchia completamente. Ah, ho capito, la fotografia, ho capito quale dici. Sì, Sì. opera di Paolo, mi sembra. Paolo qualcosa? No, credo che sia una lei.
Adesso non lei, non okay, mi ricordo vedi, il nome. Però, vabbè, sì. Vedi che sono fluido. E invece Alessia? Anche io un po' stanca, tante cose da fare, le nottate quando ho tempo di dedicarmi, scrivo di notte, quindi perdo ore di sonno. E a chi scrivi di notte? A chi scrivi di notte? No, scrivo di notte. Ma chi? Ah, ok. Scrivo di notte. Scrivo di notte con le anime perse. Le perse, esatto, l'ho pensato anch'io. Durante il giorno mi devo occupare di altro e di conseguenza l'unico momento che ho è la notte e poi la mattina si vedono i risultati, a volte ci si deve rimettere mano 4.000 volte perché la notte con la stanchezza non sempre si riesce a essere brillantissimi, però Però dai, di la verità ad Alessandro, non esistono i problemi negli Abruzzi, noi lo sappiamo che non ci sono problemi negli Abruzzi. No, sono solo problemi infatti, quindi per quello non esistono, è la normalità. Quindi. Bravo, che cattive. No, last but not least, quella che invece c'ha un bel po' di problemi purtroppo, insieme anche ad altri che ne abbiamo parlato anche in altre occasioni anche sul mio canale in questo momento, purtroppo Anna, che siamo in quelle zone di benedette da Dio ma maledette dagli uomini. Esattamente, maledette dagli uomini sicuro, guarda, non ne ha mai responsabilità nessuno, però l'Emilia Romagna è di nuovo sott'acqua, per cui sono giorni che spaliamo acqua e fango per liberare seminterrati, case e quant'altro, per cui ecco. Non so, io come sto scoraggiata, penso che sia la parola giusta, scoraggiata. Sì. Penso che tante persone in questo momento, qualche giorno fa qualcuno aveva anche condiviso dei video su alcuni negozi che facevano vedere quello che hanno perso. Certo. E quindi sono scene brutte che fanno riflettere su quanta fortuna abbiamo invece noi che non siamo in quei posti lì e comunque ci si lamenta di tante cose. Io pure... attualmente non è che sto passando un periodo bello tra la macchina che mi sta praticamente abbandonando da un momento all'altro e il lavoro che mi ha già abbandonato da più di 3 settimane e quindi vabbè, ma è proprio in questi momenti qua e anche in quelle situazioni estreme lì, e qui mi unisco alla questione di oggi, di cosa vogliamo parlare, il sottotitolino provvisorio, non lo so se poi effettivamente resterà questo, di questo momento che aspettavo da tanto per chiacchierare con voi, è proprio che un punto importante di cui spesso ci si dimentica è che l'unione fa la forza, e non è una frase fatta ma sono dati effettivi in situazioni come quelle con gli straripamenti dei fiumi o in un'amministrazione che ha delle problematiche che devono essere risolte ovunque essa sia, che sia Abruzzo o meno, sicuramente un elemento che può fare la differenza è l'unione. Sembra una frase fatta, ma in realtà non è così. E non è così perché noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa, l'abbiamo anche portato a termine. Io volevo questa trasmissione innanzitutto per ringraziarvi come ho già fatto, ma anche perché sarebbe interessante come si realizzano effettivamente delle cose insieme, e credo che forse il sistema migliore sia che ognuno spieghi un po' il suo ambito. Per esempio nel caso nostro sappiamo che Alessandro ha contribuito a fare la copertina di questo volumetto qua, di cui lo ringrazio ancora. No, aspetta, ho fatto di più, come ben sai. Sì, cioè, certo. Non solo la copertina, anche gestirti lo street lead, quindi per pubblicarlo, trovarti la possibilità di pubblicare tutto, impaginartelo, ho fatto tutto. L'avrei continuato a dire... Volevo fare un riassunto veloce, così poi ognuno racconta proprio il suo apporto e come si fa quella determinata fase, affinché possiamo magari cercare nel nostro piccolo anche di essere utili a chi vuole realizzare qualcosa a più mani, perché spesso si è abituati a buttarsi all'avventura da soli e magari in collaborando invece si riesce a fare meglio, perché quello è il tema. Alessia,
mi ha realizzato questi stupendi disegni che ho già fatto vedere spesso in giro, e tramite questi disegni mi ha acceso la voglia di prolungare questo lavoro, e Anna ha contribuito sia a fare correzione di bozze sia a fare un po' il lavoro da editor. E quindi vi chiederei, siccome poi io voglio parlare per ultimo, perché io ero quello nuovo in questa cosa, in questa avventura, era la mia prima volta, e le prime volte non vanno sempre come devono andare, allora è interessante sapere come fare quella determinata fase di un progetto, e ognuno dal suo punto di vista, secondo me. Quindi non so se vogliamo partire con Alessandro, visto che ti eri già introdotto. Se vogliamo, poi probabilmente potrei dover fuggire. Esatto, ti dico. Esatto. Quindi non per mancare allora, di rispetto alle signore. Piccola e doverosa premessa, però mi sembra che tu l'avessi accennato anche con X Gear. Vabbè, non importa, così grande, dai, torniamo tutti insieme. Come va bene, provare. Va bene. Era un test per vedere se ti emozionavi, ha funzionato. Il lavoro in realtà non è completo, come ben sai, è ancora da rivedere, da finire, proprio perché appunto ci sono state delle problematiche, come tu comunque hai detto e avevi anche accennato in Comics Gear. Nel tuo primo lavoro non capivi bene come poter lavorare in gruppo, e quindi tutte queste problematiche sono venute fuori, perché era più importante, diciamo, arrivare alla pubblicazione. Come mi ricordo che hai detto anche in Comics Gear, perché... Però sono errori che effettivamente si possono fare all'inizio, quando uno non sa come lavorare in gruppo. In una casa editrice è più difficile, perché ovviamente c'è già un gruppo di lavoro e tu gli dai il lavoro e ci pensano loro a fare tutto. Per quanto poi uno possa anche lamentarsi o addirittura sentirlo come delle limitazioni, in realtà lo si sente come delle limitazioni perché non si ha quell'esperienza, ed è anche abbastanza naturale, normale direi, più che naturale, però non si ha quell'esperienza e si sente come limitazione, però non si ha quell'esperienza, quindi non è una limitazione, è semplicemente che bisogna affidarsi a chi quelle cose le sa fare, per dare la giusta cornice ad un lavoro che, come hai detto tu, mi sembra, in Comics Gear, tu ami. In questo modo non gli dai la giusta forma, capito? Bisogna affidarsi a chi queste cose sa come presentare, dargli la giusta cornice. Quindi il lavoro non è finito. Comunque, per fortuna, un vantaggio dell'autopubblicazione e che puoi tornarci quando vuoi e risolvi in un secondo, non è quello il problema. Il problema è appunto il discorso del lavorare in gruppo. Quindi lavorare in gruppo nell'autopubblicazione è qualcosa che molto spesso non si fa, e lì si può cadere anche in varie trappole, quindi appunto credere che quella cosa vada bene così com'è. Cioè, ti posso fare degli esempi. Per esempio, uno degli errori più classici di chi comunque, anche se sono nei balloon, no, dei fumetti, e Anna adesso voglio vedere come reagisce, cioè, siccome devono fare dei balloon, dei fumetti, mi adoperano il Comics Sans e i suoi derivati. Addirittura non sapendo neanche... No, ma io esco. Quando sento Comics Sans, è un esempio... Guarda, è una delle cose che ho visto di più, e poi il bello è che poi ti dicono ma è Comic Sans, e poi è quello che adoperano nelle case editrici nei fumetti. No, allora se adoperano quel font, allora è la casa editrice che è sbagliata. Cioè, ovviamente, perché poi io e te abbiamo, tu lavori ancora in Dynit, io sono lì della Dynamic Italia, c'era proprio il font proprietario, no? Creato da Claudia, il Kanji, fatto Kanji, a Modino. Invece tu vedi molto spesso in quell'ambito gente che si improvvisa, no, per esempio, e lo vedi che allora pensano di essere copertinisti, pensano di essere letteristi, pensano di essere fumettisti, pensano di essere sceneggiatori, e tu dici, piano un attimo, a ognuno il suo, no? Meno male ed che è... su quello io non mi sono neanche proposto. No, ma infatti meno male. Non è, adesso è proprio degli esempi, perché è normale. Ripeto, adesso che siamo anche in un discorso di autopubblicazione, credere che sia molto semplice fare ognuna di queste cose, ma il lettering è bello preciso, bello complicato, è fatto in un certo modo, così come ovviamente anche disegni. Un disegnatore, non ho detto che sia anche un copertinista, per esempio, cioè è solo un esempio di un ambito che conosciamo tutti e quattro, e anche chi ti segue. È molto importante, secondo me, far capire questa cosa qui. E a quel punto come fai? Ti affidi a un copertinista, ti affidi a un letterista, ti affidi, capito? E tu rimani nell'ambito che sei fatto. Posso interrompere un secondo?
Sì. suppongo che ci seguano anche diversi appassionati di manga. A farci caso, molto spesso le copertine dei manga, parlo di quelle originali, no? Quindi delle illustrazioni giapponesi in copertina, non sono realizzate dal mangaka, che invece si occupa di disegnare il fumetto. E Anche quelli talvolta occidentali, anche anche i la nostri, scelta di perché scrivere, il però copertinista è diverso dal esatto, è fumettista, una non è cosa detto completamente che siano la stessa figura. diversa. Vedi, non è scontato, no? E così avviene appunto anche semplicemente in un libro, a ognuno il suo, e bisogna fidarsi a quelli che hanno più esperienza, perché puoi imparare solo da chi effettivamente quell'esperienza ce l'ha, da chi è più bravo di te, come aveva fatto quella cosa. Ti posso reinterrompere? Perché sennò poi io, Sì. essendo che ho una certa età, poi mi dimentico di dire le cose che mi vengono in mente di dire, no? Vai, 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 è bello il dialogo. Dicevo che ci sono diversi gruppi, basta cercare un attimo su Facebook, di lettori e scrittori che, come dire, vedono tante persone che intendono pubblicarsi in self-publishing, che si pensano ad aver scritto il capolavoro del secolo, no? Però ci sono dei servizi gratuiti di lettori volontari che si offrono come beta readers, ossia abbiate pazienza, bevo continuamente, il succo di frutta non è alcolico perché ho la tosse. Si offrono come beta readers, vuol dire che ti leggono qualche pagina, qualche capitolo, qualche volume del tuo manoscritto, della tua opera ancora incompleta, ti danno un'opinione sincera e magari ti fanno notare gli errori che ci sono, ti introducono alcune norme editoriali che magari sono importanti, tipo l'utilizzo delle eufoniche. Ragazzi, mi dispiace, mi sa che vi abbandono prima io di Alessandro, perché non sto Beh, no, sopravvivendo. speriamo di no. Tocchiamo ferro. Aspetta, I piedi nel fango purtroppo fanno questo effetto qua. E ah. insomma, servizi che gli utenti di questi gruppi offrono gratuitamente, di solito, insomma, poi ce n'è qualcuno che magari lo fa come professione, però sono rari. Io spesse volte mi offro come beta reader se mi pare che l'opera possa interessarmi in qualche maniera. Chiaro che se mi propongono di correggere un saggio storico, io sono ignorante come una capra, per cui non lo accetterò mai, ma sono utili, sono molto utili, perché tante volte appunto ti capitano questi scrittori che magari hanno delle buone idee, che magari hanno anche una buona capacità di scrivere, ma non conoscono appunto le regole editoriali, l'utilizzo delle virgolette nei dialoghi, piuttosto che i trattini o insomma, son tante le cose che bisogna sapere, per cui Che bisogna non avere bisogna darle per scontate. Cioè, scatta un esattamente Dunning Kruger enorme, no? In molte di queste persone, spesso perché non c'è quell'esperienza. E sì, purtroppo non esatto. vale Poi neanche la regola del sbagliando si impara. io, se posso, Volevo dire, perché dico solo questo: non vale neanche la regola del sbagliando si impara, perché poi, se effettivamente chi ha quell'esperienza ti sta dicendo che è sbagliato quel Comic Sans in quel cacchio di balloon, così grosso e allineato un docoio coio, è sbagliato, cioè, potresti un grazie. attimo, no? Però poi cioè, devi fidarti che è così, capito? Perché se ti si sta già dicendo che è sbagliata quella forma, non è che sbagliando si impara, perché quello deriva dalla consapevolezza che bisogna ancora imparare. Se invece fortemente uno mantiene quel tipo di impostazione, allora c'è un altro tipo di lavoro da fare, perché non può essere il Dunning-Kruger, no? L'effetto Dunning-Kruger, meno so più penso di sapere. Capita per una marea di cose che io e Anna che ci lavoriamo, dalla grafica, quello che è, la gente pensa che appiccia i parti, come dicono in Abruzzo, no? Cosa ci vuole? Beh, che ci vuole? Beh, ho fatto appunto quell'esempio, no? Mettere il lettering in un balloon, lettering, mettere le lettere nel balloon, direbbe perché lettering è già un termine, che ci vuole? Lo faccio. Adesso io non so, la scuola ce l'hanno insegnato proprio alla vecchia, no? La scuola di grafica, proprio facendo le lineette, poi facendole a mano, cioè prima del computer, ovviamente, è una bella roba complicata, no? Quindi, e purtroppo non è che appiccia e parti, eppure molte di queste cose, tanto che ci vuole, quanto ci metti tu? Quante volte l'abbiamo sentito, no? Da grafici, da creativi? Vabbè, ma per te che ci vuole? Fammi un logo.
ok, mi è successo proprio ieri. Vabbè, se ci danno un'alternativa, ma cioè, così. La frase tipica che viene rivolta a me è: ma tanto lo fai col computer, ci vuole un attimo. Sì, okay. Capito. Invece c'è un metodo per farlo e per poi arrivare al prodotto finale, che è bello raffinato, come per Alessia, no? Quando si compone un brano, prima lo butti giù, poi lo scremi, arrivi proprio all'osso e quello funziona. Quindi, capito, cioè, è un lavoro che porta via tempo, eppure si pensa che vada fatto così. L'autopubblicazione quindi ha questo enorme rischio e pericolo, perché poi il prodotto finale non è all'altezza dell'amore, della passione che effettivamente si ha per il contenuto. Ripeto, una casa editrice fai quello che ti dice la casa editrice, perché ha il suo format, ha il suo layout, ovviamente c'è anche il correttore di bozze, l'editor, quindi anche se uno non vuole, lo devi fare. E viene, è la cosa curiosa, che viene avvertito veramente come un limite, e non lo è l'esatto opposto, è il potenziale del tuo prodotto. Io... Quindi con la casa editrice non è questo problema, con l'autopubblicazione puoi averlo, però aspetta, allora, si tratta di consapevolezza comunque. Non sapere. Che la prima cosa che io ho stampato è stata proprio un'autopubblicazione, e pur avendo fatto fare una revisione del testo, l'ho fatta fare probabilmente in maniera molto ingenua al professore, pensando che un professore potesse risolvere eventuali problematiche. La questione è che il professore mi poteva risolvere un testo scolastico, ma non qualcosa da editare. Quindi che cosa è successo? Che i miei primi, le prime versioni sia di Sette Vite che di Oasi sono, ahimè, piene di errori. Anche Oasi stesso, le die eufoniche di cui Anna prima ha accennato, sono una cosa che è presente nella prima versione, ma non nella seconda, perché la seconda io ci ho messo mano dopo 2 anni di... E Anna di... proprio la prima, mi sa. Sì, quella della... purtroppo sì. C'ha la prima, infatti sono portato un po' le mani quando scoprì che Anna aveva, ma perché la seconda, io poi l'ho revisionato ulteriormente, ho scremato, fatto quel lavoro di cui parla Alessandro, rendendomi conto da sola, già alla rilettura, di quanto io all'epoca non sapessi, non conoscessi, di quante regole ho imparato nel tempo. E nonostante tutto, adesso sto scrivendo un romanzo nuovo, ci sono tante cose che probabilmente saranno migliorate, ma ce ne saranno tantissime altre che dovranno essere migliorate. Infatti, quando sarà pronta la bozza finale, ho già una persona che si occupa proprio di quello e chiederò una revisione ad una persona del mestiere. Quando però ho pubblicato Oasi, avendo trovato un piccolo editore, pensavo, e per questo qui Alessandro torniamo anche lì al discorso delle case editrici, degli editori, quello è un ulteriore altro discorso, infatti sì, esatto, è una roba in più, che il saper riconoscere nella realtà solo, dove quando consegnavo, saper riconoscere e distinguere un editore da un altro, vale anche per le gallerie, per le case discografiche, sì, non è facile, non saperlo fare. Oasi non è stato assolutamente revisionato, cioè mi è stato detto che sarebbe passato sotto una revisione, un editing, e questo non è stato fatto, perché altrimenti non avevano un gruppo di lavoro. No, questo capita spesso, tipo stamperie che si spacciano per editori, oppure gente che ha dei locali si spaccia per gallerie, quindi te le affitta, cioè c'era nemmeno chi si occupava delle copertine. Infatti io non sono stata assolutamente guidata, aiutata a capire come impostare una copertina. Allora, a parte Sette Vite, dove io ho fatto una scelta molto precisa, dare una copertina che è una sorta di gioco, ogni volta che si legge una storia nella copertina se ne ritrova un elemento, per Oasi ho fatto un disegno, l'ho fatto colorare ad un mio amico, perché non pensavo di essere in grado di colorarlo, e alla fine la nuova versione di Oasi è ancora una versione più scremata, più essenziale di quel disegno. Ma probabilmente ci sarebbero 1000 soluzioni migliori di quella che ho, è in dubbio. Questo fa parte di un'esperienza che una persona ha e di tutto quello che si può imparare. La realtà predatoria è un'altra delle cose di cui io e Alessandro abbiamo parlato. 1000 versioni, questo è utilissimo per 1000 versioni diverse.
Devo manco per fare l'apposta. così io, eh? Ok. Devo Tanto riprendere, questo è. lo devo prendere anch'io perché me ne hai parlato tantissimo, lo devo prendere. Sì, è molto, guarda che. E quindi Se dicevo posso che. dire una cosa a favore di Oasi, è che la percentuale, anche se io ho la prima edizione, come dicevi tu, la percentuale di refusi rientra comunque nella media. Ci sono libri Mondadori che ne hanno molti di più. Oh, l'ho detto, scusate, ho detto il nome Questo è del un altro, questo è un non posso ulteriore più altro argomento monetizzare. interessante. Caspita. A me è capitato anche con Malia de Urasia, che è stato il mio primo romanzo, di avere un piccolo editore pensando che avrebbero provveduto loro a fare un editing, ma si parla del 2005, se non ricordo male. Esperienza in campo editoriale un po' ne avevo, ma nell'ambito dei fumetti come scrittrice zero. E purtroppo la prima edizione fu devastante. Sì, Oasi in confronto è fatto super benissimo, giuro. Purtroppo, sì, con il mio romanzo è stato fatto parte una copertina orrenda, usiamo un eufemismo, orrenda, un lavoro editoriale praticamente nullo. Pazienza, nel 2025 lo farò riuscire con una copertina nuova, in un'edizione nuova, tutto riscritto, riveduto, corretto, praticamente un altro libro, ma vabbè. Però appunto pubblicare con un editore non sempre comunque è garanzia di lavoro fatto bene, non sempre, purtroppo. Sì, è un ulteriore argomento, infatti, perché saper riconoscere quale editore a quale editore proporsi o riferirsi all'inizio non è per niente semplice. Infatti anche con Alessia, no? Adesso che deve uscire anche il loro prossimo lavoro, non è stato facile capire chi poteva avere la loro identità, in cui diciamo che li ho affiancati, però vabbè. In realtà l'argomento ancora più interessante è che anche quando, bene o male, sappiamo fare quella determinata cosa, bisogna sempre avere la consapevolezza che probabilmente non è il punto massimo, cioè che in realtà quello che ha detto Alessia, che poi rivedendo le proprie cose fatte, capita anche a me con la fotografia e non solo, dopo qualche anno con esperienza in più capisci che potevi farlo meglio, quindi potevi Certo. rendere meglio nel vostro caso, quel momento che stavate descrivendo, quella sensazione che magari sentivate anche voi e che volevate descrivere. Capita anche a me con la fotografia, quindi che magari può essere strano crederlo, ma è così, perché aggiungi tua esperienza. Quindi anche Anche mentre stiamo con facendo queste cose qui, non è ancora il definitivo, non può esserlo. Bisogna la essere consapevoli. seconda edizione delle donne di Frieder è Delle persone completamente. invece parlarne di questa cosa come di ma io questa cosa l'ho fatta comunque già tanto tempo fa, il mio cervello si è abituato all'idea di questa cosa fatta così e non riesco a cambiarla. Per me quello potrebbe essere un grande limite quando si entra in quella situazione, perché riconoscere che una cosa si può fare meglio, ma lo si farà sempre, perché comunque c'è la nostra crescita anche emotiva, mentale, per la quale un lavoro magari non ci rappresenterà più per come lo abbiamo fatto all'epoca, oggi lo faremo in maniera diversa. Però invece restare focalizzati quando si ha la possibilità di correggere qualcosa, dicendo no, ma io questa cosa l'ho fatta tempo fa, perché a me è capitato di sentire quando magari confrontandosi con altre persone su dei lavori, si diceva, sai, però questa cosa forse funzionerebbe meglio diversamente. Sentire questa frase mi sembra un grande blocco che secondo me poi non permette a nulla di, come dire, di evolversi, perché comunque sia riconoscere un errore, riconoscere che si può fare meglio, anche se non lo riconosciamo noi direttamente, quantomeno se qualcuno ce lo fa notare, bisognerebbe ascoltare, vedere, interrogarsi sulla possibilità di cambiare, almeno mi Grazie. è successo, si parlava di un disegno, sì, nel mio caso, non era il mio, ho fatto notare una cosa e questa risposta mi ha lasciato abbastanza perplessa, perché c'era proprio un blocco alla possibilità di migliorare una cosa che palesemente Beh, guarda, allora. era un errore palese, però c'era questo blocco, no? L'ho fatto tanto tempo fa, non voglio cambiarlo. Il proporre al pubblico, perché bene o male queste cose qua, se si parla di fotografia, musica, libri, è ovvio che è riferito al pubblico.
E quando lo proponi al pubblico, capisci o meno se ciò che tu sentivi in quel modo sei riuscito a trasmetterlo. Perché se in realtà chi guarda la foto, sente la musica, non riesce a capire che cosa stavi provando in quel momento, e solitamente invece funziona al contrario, non solo capiscono come ti sentivi in quel momento, ma avvertono anche dentro di loro le proprie corde che vibrano con altre cose di cui tu non ti eri reso conto, ma che c'erano. Quindi quando hai quella capacità di linguaggio, di grammatica che funziona con la fotografia, con la musica, con la letteratura, arriva automaticamente al pubblico. Non devi pensare al pubblico, per carità, però devi metterti in gioco mostrando l'altra metà dell'opera d'arte, che è appunto il pubblico. Se il pubblico avverte quello che avvertivi tu e addirittura gli fai suonare delle corde dentro, tu quel linguaggio ce l'hai e devi andare. Cioè devi continuare e capire che puoi migliorare sempre di più. Se invece non arriva, devi domandarti perché non è arrivato. Perché non è arrivato? Che cos'è che non... Qual è? Perché è una conferma indiretta che non sei stato in grado di comunicare come sentivi le cose che avevi dentro. Perché non sono stato in grado? Qual è il limite? E il limite non è la gente. Attenzione, è questo il fatto. Il limite non è la gente. Perché non è arrivato? Come io mi sentivo in quel momento? E allora vedi, queste domande... Perché... Ne parlavo, mi sembra, con te, Alessia, qualche giorno fa. Lavorare in un ambito, chiamiamolo artistico, che è un parolone del cavolo, non vuol dire nulla, è comunicare qualcosa agli altri. Tu comunichi le cose che ti si smuovono dentro. Questo ti obbliga ogni giorno a farti delle cavolo delle domande. Una è questa, per esempio. Perché non capisco la mia lingua? Che cacchio, è pure la stessa. Il codice è quello. Cioè, cambia contesto, ma... E ti fai una marea di domande: chi sei, da dove vengo, dove sto andando, cosa sto facendo su questa terra, la risposta dentro di me è sbagliata, no? Queste menate qua. E le fai. E da lì in poi capisci tantissimo anche di te stesso. Cioè, attenzione, non parlo di arte terapia, quella roba lì va presa con le pinze, non sempre fare un astratto è arte terapia. Parlo del porsi delle domande, effettivamente, del perché voglio comunicare agli altri le cose che sento, del perché magari non riesco a fargliele capire come vorrei, ma se con la vostra proprietà di linguaggio della vostra disciplina artistica riuscite ad arrivare a chi avete di fronte senza che volevate arrivarci, perché bene o male non è quello lo scopo finale, semplicemente lo fate, poi lo date in pasto e vedete come va, e allora c'è una conferma indiretta che bisogna continuare. Se poi addirittura arriva appunto le vendite o quello che è, o riconoscimenti anche di questo tipo, sono ulteriori conferme che non è per quello che lo si fa, ma che confermano che avete quella capacità di comunicazione. Ciò che avete dentro risuona anche in chi avete c'è lì fuori, capito? Bisogna porsi queste domande e bisogna andare avanti se effettivamente uno ce l'ha. È un'ulteriore cosa che esula in realtà dal discorso dell'avere un gruppo con cui lavorare, poi eccetera eccetera, però è la base. È la base questa cosa qua, secondo me, perlomeno in questi ambiti. Ok. Anna voleva dire qualcosa o era la mia impressione? Io ho perso un attimo il filo, ma... No, semplicemente ecco, perché mi ha chiamato mia madre tre o quattro volte durante la conversazione, quindi sono un attimo... La giriamo per un secondo, abbiamo visto un po' genericamente e per qualche minuto vi chiedo delle cose specifiche che interessavano proprio me, proprio in quella che avete fatto per quanto riguarda la collaborazione con il sottoscritto, e mi interessava sapere anche qualche impressione durante la lavorazione, nel senso, qui per esempio parto da Alessia, perché è una cosa che ho detto più volte, non sono frasi buttate lì, l'ho detto fin dall'inizio, ancora prima quando se ne parlava tra di noi in privato e da nessun'altra parte, che la cosa con te nacque perché io scoprì che tu facevi qualche disegno delle tue copertine, mi piaceva l'idea e mi piaceva provocare, uso un termine proprio, e ti ho provocato dicendo: ma te la sentiresti di fare proprio dei disegni per un'opera, per quanto piccola,
che ho intenzione di fare, e mi piacque così tanto il risultato, lo ripeto ancora, che poi quando vidi tutte i cinque, anzi sei, noi sappiamo che sono sei, tutti e sei i disegni, mi sentii di dire, ma caspita, non posso lasciare solo cinque disegni di cui, e non usare mai più sta cosa, e mi sforzai e mi venne in mente un possibile progetto per prolungare questa cosa, perché mi piacque veramente il risultato, perché conoscevo l'Alessia scrittrice ma non sapevo dell'Alessia disegnatrice. Sì, avevo visto Pippo, che ricordiamo tra l'altro, complimenti ancora per il premio che è tutto meritato, però non sapevo cosa sarebbe venuto fuori. Allora penso che possa essere interessante se tu mi racconti un po' questo viaggio in queste 5-6 fate, come è stato per te, come l'hai vissuto. Allora, da premettere che io non è che io non sono un'illustratrice, io appunto, ho sempre amato disegnare, fin da quando ero bambina è stato per me una fuga, mi sono sempre ritrovata nel disegno, è stata una delle prime cose alle quali mi sono attaccata per sopravvivere e per ritrovare il mio, la mia dimensione. Fatto sta che trovo continuamente pecche in quello che faccio, perché so benissimo di non avere l'educazione adeguata per farlo. Quello che faccio lo faccio sicuramente con amore. Il progetto che mi hai proposto è partito con un'idea di poter lavorare fatto in questo modo, però poi si è stato specifico, quindi sono andata ogni volta a lavorare cercando di attenermi a delle direttive, che è una cosa che si fa, si può fare ovviamente, e quindi sicuramente c'è una differenza tra una cosa la fai interamente di testa tua e quando una cosa la fai comunque attenendoti a una indicazione. La questione è che c'è stato forse un errore di base, non aver letto nulla prima. Perché in effetti noi penso che abbiamo fatto un grandissimo errore. Io ho iniziato a disegnare senza leggere, quello okay, al quale questo disegno, questi disegni poi si sarebbero andati ad accoppiare. Perché secondo me avrebbero portato un'idea diversa, un'ispirazione diversa, forse anche un'impostazione diversa. Perché effettivamente dopo aver letto poi qualcosa, la mia immaginazione si è prodotta in altre immagini. Poi adesso riguardandoli comunque io noto la pecche, perché detto so di essere carente in tante cose per imparare tanto nel disegno. Allora, perdonami se ti interrompo, quello che dici è vero, è reale, trattandosi comunque di immagini che dovevano comunque somigliare a dei personaggi di cui, in questo caso Domenico aveva scritto, per farti quell'immagine devi sapere chi è, quindi è un ritratto, quindi funziona anche nella realtà, anche semplicemente se io devo fotografare o dipingere qualcuno, io devo parlare con questa persona, capire chi è, se no non puoi farti un'immagine mentale, cioè quello che dicevo prima, di come senti ciò che ha descritto in questo caso Domenico. Farlo senza sapere cos'è diventa, ma fa parte appunto del discorso di che dicevamo prima, ribadito anche da Domenico in Comischier, la fretta dell'aver voluto fare una certa cosa, la fretta nel mentre lo stavamo lavorando, attenzione, perché in realtà ovviamente tutto il processo ha portato via quasi un anno, ma il periodo di lavorazione era quella settimana, in quella settimana c'è stato un attimo di fretta e un'incapacità di lavorare in gruppo, perché non era mai accaduto. Però questa cosa che dici è concreta, è reale. Sono ritratti, devi sapere che cosa io devi ritrarre. Immagino completamente diverse. Io ho utilizzato, allora, sul libro poi li vedete anche in nero, le tavole originali ovviamente sono a cuore. Spieghiamo perché un libro misto in autopubblicazione è complicato farlo, quindi la soluzione ottimale era soltanto quella del bianco e nero, in quel caso poi ho trovato quella soluzione grafica tipo papiro, niente di che, capito, però per quello, però sarebbero colori. Che è una cosa per la quale, ecco, io non avevo esperienza di una pubblicazione mista, ho fatto delle pubblicazioni classiche bianco e nero, una pubblicazione a colori come quella di Pippo, questa cosa mi mancava, di conseguenza ho appreso un altro step della pubblicazione,
E quindi io non ho tenuto conto di questa cosa, mi sono liberata con i colori. La questione è che ho usato dei colori molto accesi, molto fanciulleschi, molto luminosi, perché comunque sia, quello che mi era stato detto inizialmente era di poesie, figure femminili, però avevo visto tutto come qualcosa di colorato. Adesso, con il senno di poi, avendo letto qualcosa, nella mia testa hanno un colore completamente diverso. Avrei utilizzato una gamma di colori probabilmente completamente diversa, avrei utilizzato Ok. probabilmente proprio un altro stile, sarei andata sicuramente a utilizzare proprio un altro tipo di materiale. Per quanto, come ho detto, io non sono un'esperta, non sono una persona che ci lavora quotidianamente, o almeno quello che faccio io, ecco, lo adatto. Sto facendo una serie di tavole colorate, sto utilizzando anche lì dei colori molto accesi, sto lavorando nel mentre a un altro progetto e quello penso che utilizzerò l'acquerello e cercherò di andare a qualcosa di molto più tenue perché si adatta, secondo me, meglio all'identità di ciò che sto facendo. Per quello ti dico, adesso rivedendo tutto questo lavoro, quel colore ringrazio che sia stato stampato in bianco e nero perché almeno è un pochino più dire Ok, limitato perché dici effettivamente che le atmosfere sono un po' più tristi, meno felici, diciamo così. no, non è una questione di tristezza, i colori non Il è bianco necessario. e nero non è riferito al triste, meno No, felice. no, mi riferivo al fatto diciamo così, delle poesie che sono un po' più scure, meno accese, meno. No, c'è proprio secondo No. me no, secondo me proprio ognuno di noi quando esprime qualcosa, Sì. la stessa persona con la stessa personalità e carattere può esprimersi in modi così tanto diversi da avere bisogno ogni volta di una gamma di colori in base a quello che fa, che Ok, non tu dici significa. semplicemente che mancando, se l'avessi accompagnata già al tempo con la lettura, dici Avrei avresti avuto usato diversi. probabilmente No, qualcos'altro. non se, attenzione Domenico, è un ritratto e va accompagnato alla lettura, perché in questi casi devi descrivere esattamente la persona che tu hai sentito in quel modo. Non puoi Sì, immaginarla ok. se non leggo, capito? Sì, Cioè, va fatto ho così. usato il se. No, no, ho usato il se per un semplice motivo, nel senso che Alessia lo sa, i riferimenti a cui si associa l'immagine che è fatta, diciamo, dopo X poesie, c'è una poesia che è dedicata a una ipotetica figura femminile che ha dei riferimenti a Ecco. vaghi, a quelle che io ho incontrato nella mia vita, ma non è un diretto riferimento, è solo un approssimativo. Per Però quello ho messo il se. l'approssimativo in un ritratto non esiste l'approssimativo in un ritratto, perché il ritratto va No, a nella poesia prendere. dicevo. Scusami, dicevo. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Beh, non è approssimativo nella poesia, come lo descrivi tu, come l'ha descritta tu, questa ragazza, così come ovviamente non può essere in automatico. Nel ritratto, Eccolo qua intanto. perché non esiste un ritratto approssimativo, sia che sia un ritratto in poesia, in prosa o un ritratto appunto fotografico, o meglio, può esistere, ma deriva sempre da una superficialità. Non può essere così. Se vuoi veramente fare una cosa, in questo caso collaborare in gruppo, quello che hai scritto di questa ragazza lo dai a chi lo disegna in modo tale da che lei abbia un'immagine. E che riesca a Ah, sì, interpretare ciò che tu, ok. è quello che dicevo prima, ciò che passa Avrei nella dovuto ragazza che tu hai passare, sì, ho descritto, lei poteva capito. darle forma Cioè, come arrivava lei, poi va fatto così. dare la poesia Questo che ho e fatto in dicendo realtà questa è per la persona X e da lì avrebbe lei poi lavorato il disegno perché con il quello che ho testo. fatto io è stato È il creare. modo corretto di farlo, diciamo. Anziché Poi dare le indicazioni approssimative che gli ho dato io, dare direttamente il testo. Che avrebbe già spiegato da solo, sì, avrebbe perché c'è avviato un il intero processo mondo creativo. in un ritratto, meno Ok. male, un disegno. Ok. Però E magari quelle avrebbe sensazioni di detto quello di quell'intero cui stava mondo vengono date pensando. da ciò che tu hai descritto. Ma forse sarebbe poi successo quello di cui parlava prima Alessandro. Magari avresti ricevuto in ritorno un'immagine ulteriormente diversa da quella che tu ti aspettavi, ma in qualche modo Mi parlava lo stesso, sì. Ok. Quella metà di cui Alessandro parlava prima, quel qualcosa Sì. di più che arriva. Senza fare questo, effettivamente mi sono trovata a lavorare
con sì una indicazione, però allo stesso tempo questa indicazione, invece che essere di aiuto, è stata anche un po' un limite, perché Ah, effettivamente se non sì, mi ricordo male, capisco. però è perché ancora non avevi scritto di queste fate. Quindi ovviamente non avevi ancora il testo, se non mi ricordo male. Solo di alcune, non di tutte. Eh, Però vedi, se posso dire una è un cosa. metodo di lavoro, è un metodo di lavoro che effettivamente bisogna imparare. Quindi prima crei, in questo caso sarebbe stato prima creo queste poesie, Il testo e poi glielo questi passo, ritratti in poi in poesia, e libreria poi faccio sì, nascere tutto qua, non l'ispirazione. è... Sì. Ok. Tuttavia, si deve essere creato comunque una sorta di alchimia, ma perché laddove si parla di canne al vento incrinate, a me le canne al vento fanno istantaneamente pensare al Giappone, alle canne di bambù, e curiosamente, vede? Qui abbiamo, per Quella cui più o la nostra Alessia è tonica, come si dice nel D&D, qualcosa devi averci letto a prescindere, no? Perché io le ho trovate in realtà abbastanza calzanti, mai troppo allegre, perché le poesie di Domenico, tutto sommato, non sono allegre per niente di lei, no? È un bel. Ecco. Pensavo di vendere qualcosa a fine trasmissione, ma con questa. Tanto ci sono anche delle nostre cannette dietro nel retro di copertina, sono le Io ne ho nostre comprate due, cannette per cui. di canapa. No. Nel senso che, comunque, vabbè, al di là di tutto, possiamo aver fatto degli sbagli. Infatti, anch'io addirittura mi è saltato un salvataggio. Dovevo fare l'editing, per cui mi è saltato un salvataggio per Ah, sì. blackout. Per cui io, convinta, capito, di consegnare un lavoro meraviglioso fatto perfettamente, adesso non interveniva Alessandro, eravamo spacciati. Sì, ma come Grazie detto, non è un Alessandro. lavoro definitivo, non, per la fortuna appunto dell'autopubblicazione comunque che puoi tornare e quindi lavorare ulteriormente, correggerlo. Sì, Una ma quello volta era... sicuramente io qual è stato il Tourette? Non sto più sapendo. L'ho rimesso su, penso 3 volte. Perché mi accorgevo ogni volta di refusi o comunque andate a capo che non andavano Eh sì. bene. Io detesto le andate a capo, tento di evitarle, però ogni tanto mi sono scappate. O insomma, varie ed eventuali, la riga saltata, capito? E l'ho rimesso su diverse volte dopo averlo riveduto e corretto. C'ho anche il singhiozzo, ragazzi, non è serata. Lei tutte. Però è vero, questa cosa, cioè, anche nel giro di pochi giorni, no? Ci ritorni, più le fai e più riesci ad accumulare quell'esperienza che ti permette di tornare. E rivedere anche con la fotografia, scrittura con la luce, capita la stessa roba. Per non parlare della pittura d'olio che non secca mai, c'è cioè un mio amico Agostino Bergo, ciao Agostino, se lo guarderai mai, Ah sì, e me lo lui ci ricordo. torna e poi ci ritorna, poi ci ancora e ci torna perché quella era la prerogativa dell'olio, quindi prima che nascesse la fotografia. Il metodo migliore per lavorare è proprio quello di lavorare, lasciarlo per un po', è come a decantare, come dicevo, lascio a Sì, ma... decantare, ci ritorni e quando ci torni ti sembra di leggerlo quasi con altri occhi, vedi E molto subito di spesso dici, ma che quello cagata. che non funziona. Sai perché? Sì. Perché poi quel lasso di tempo permette di dimenticare alcune delle cose che hai scritto e di conseguenza di renderti conto di eventuali buchi, mancanze, errori Ecco. quando stai scrivendo Poi un su questa cosa qua vi dico dramma. una cosa più in Così. là, su questo punto, però prima che Alessandro se ne va, lo so che lui è uno Ecco. che si defila volentieri, però se mi raccontavi un po' come ti è arrivata Senso. l'idea di questa copertina, da dove Per esempio, viene la semplicità, ma anche allo stesso tempo l'efficacia di questa copertina, perché la trovo efficace. E ti chiederei anche una domanda per chi ci segue, ma anche per me, che mi sono dimenticato, me l'avevi detto a suo tempo. Come mai che non c'era la possibilità, o se c'era, di scrivere qui il titolo nella costina? O perché era sotto un una certo scelta numero di dell'immagine? pagine. Sotto un certo numero di pagine, Ah, non, allora, in realtà il ok. motivo è un altro. Il Ah. motivo che ti è sotto un certo numero di pagine non lo mettono. Il motivo reale è perché hanno un'abbondanza enorme. Quindi qui mi capisce Ah. Anna.
hanno un'abbondanza enorme di 5 mm e ovviamente in libricini così piccoli e sbagliano praticamente, cioè ultimamente hanno degli stampatori proprio al ribasso e in una costina così piccola di pochi millimetri appunto con 5 mm di abbondanza che è ciò che viene tagliato nel foglio macchina quello che questo si stampa, l'ho imparato ormai ovviamente la costina si sposterebbe su e giù e ultimamente ho visto anche è anche inclinata Anna cioè, non so come facciano cioè, vabbè quindi per quello allora non lo mettono. Il bello però questo è che con Amazon sotto le 70 pagine non puoi mettere sì aspetta però c'è un'ulteriore cosa hai beccato Amazon che è interessante. Amazon addirittura rifà completamente il tuo file se lo fa per se... non prende quello degli altri già fatto no ce lo rifacciamo noi perché in teoria tu potresti comunque mettere la costina poi tu fai capire all'editore è successo con Alessio infatti è molto interessante. Ci prendiamo noi la responsabilità, se sballa, che mi frega, però almeno c'è. Quando però poi arriva da Amazon, succede una roba molto interessante, perché Amazon in teoria, se non te lo può togliere come in quel caso, perché comunque è tutto disegnato, è un dipinto, è un'illustrazione digitale, partendo da delle fotografie. Dice perché l'immagine copre... Amazon da, se non lo può togliere, te lo toglie proprio dal loro store, così. Senza dirti nulla, ti compare comunque nel tuo sistema. Mentre tu in tutti gli altri store, e attenzione, in tutti gli altri editori, è stata avvisata. Sì. Tanto che no, ho pubblicato due album da colorare e due libri. Ho inaugurato una collana di libri sottili, però che si chiama Strat, che in bolognese vuol dire stretto. E mi hanno comunque sempre avvisata laddove io avevo messo la sì ma il bello è che gli altri editori non hanno alcun problema IBS, Mondadori perché ovviamente con l'autopubblicazione puoi farlo avere chiunque è solo Amazon che ti rompe le balle in questo senso molto dittatoriale cioè te lo togli direttamente dal mercato è successo con Alessio pochi mesi fa per un tascabile. E per la copertina, così poi purtroppo devo scappare via, stavo passeggiando su un argine, i nostri begli argini, purtroppo in questo periodo. No, io te lo chiedevo questa cosa della copertina, perché c'è chi mi ha chiesto a me direttamente che dal suo punto di vista potrebbe essere un minus, nel senso che torna difficile da individuare in una ipotetica uscita in libreria, che non accadrà mai per il mio volume, però in un'ipotetica uscita in libreria potrebbe diventare complicato. Se lo scopo era farlo vedere in libreria, si fa una copertina diversa, ma lo scopo non era quello, proprio perché si pensa... Quello che dicevo prima, in realtà, quando parliamo di autopubblicazione, non stai a pensare in realtà al guadagno enorme, la visibilità anzi è uno dei vantaggi proprio quello che sei completamente libero poi di esprimere le cose come le senti ma tutti, quindi chi fa la copertina, chi scrive dentro e tutto il resto se lo scopo è renderlo visibile in libreria ti metto se però volendo in libreria, dato che è facile aggiustarlo la cosa più semplice e immediata è mettere chiamo una di quelle che conosco, gli faccio le belle foto e ovviamente sembrerà mezza nuda, una mezza fata, capito? E ovviamente in copertina lo vedono ed è una cosa che mi rifiuto di fare. Preferisco più qualcosa... Ma era perché appunto mi era stato chiesto, ho detto cogliamo l'occasione. Ah, quindi ok. No, ma non è lo scopo. In realtà è una critica che non c'entra nulla, non era quello lo scopo. Se però lo scopo è quello, si ragiona su quello. Però dicevi, è comunque un limite effettivo anche su StreetLib per la questione che spiegavi prima, delle pagine. Che cosa, limite? Anche quello esiste, del fatto della costina e delle pagine. Effettivamente... ha a che fare tecnicamente con il margine di taglio, che si chiama abbondanza. Okay. Quindi tu prendi una copertina, se l'abbondanza è di 5 mm, la copertina aperta, vuol dire che è un centimetro che viene via di quell'immagine, sì, no? Sì, quindi diciamo che costina, quello è lo che resta. Se la costina è quella sarà 4 mm, puoi capire che se sbagliano il taglio la costina ti va proprio o dietro o davanti. Esatto, ok. Quindi diamo un'informazione perché che servono più pagine per quello. Però volendo la puoi comunque mettere, come facciamo con Alessia, sapendo che però Amazon poi te lo schifa e non te lo metterà in vendita. Quindi. Ok, va bene.
alla fine l'abbiamo risolta lo stesso, perché Perfect Life sì, l'ho tolto, ho tolto e infatti è tornato magicamente in vendita anche su Amazon. Sì, l'abbiamo risolto, però invece la versione Street Lib è perfetta. C'ha la bustina, la fila, ben stampata. No, perché da lì non hai capito. Allora, ho dovuto modificare proprio la versione Street Lib, perché poi Amazon, nonostante poi si rifaccia il proprio di file, comunque no, da quello di Amazon, da quello di Street Lib che parte. Però. Aspetta, ma forse l'avevo ordinato prima. Abbiamo svelato. In realtà è curioso, però va benissimo. Cioè, se loro aprono la vecchia, va bene. Guarda, certo, a breve lo dovrò nuovamente ordinare, quindi ora ricontrollo, a meno che loro non abbiano fatto le stampe sul file vecchio. Ora questo può non essere so, che il loro stampatore, ed è probabilissimo, sai, ho già capito perché, in realtà, il loro stampatore avrà salvato la prima versione della stampa e quindi, ma va benissimo, in questo caso va benissimo. Cioè, a me va benissimo, perché effettivamente a me serviva. Va benissimo. Io ho un... Ho proprio un'insofferenza per quando non ci sta la scritta sulla costina, fosse pure una cosa si può, ma guarda, l'abbondanza, un'altra cosa che devo dire, perché effettivamente l'abbondanza di 100 mm è eccessiva ora, diciamo che meno male in media è 3, no, e già te la puoi giocare, cioè sì, più migliorano i macchinari, più questa abbondanza diminuisce, addirittura per manifesti tipo di 70-100 o 1 mm, a seconda di chi lavori, no? Quindi tolgono 2 mm, talmente sono precisi. Avere 5 mm di abbondanza, quindi io mi rivolgo, capito, agli stampatori di chi comunque ti permette di fare l'autopubblicazione, cioè comprate macchinari nuovi, cioè, anche usati. Comunque magari vediamo, nella versione che arriverà tra qualche tempo, ripensata e risistemata, magari mettiamo anche la costina se riusciamo. Proviamo. Per adesso ci accontentiamo anche senza no costina, sai, perché la soluzione può essere che la metti nel bianco, solo nel bianco, perché poi hanno saltato comunque la cancella lei, però ti rimane quella una soluzione. È vero, pensiamoci. No, perché devo dire che io non l'avevo neanche pensata quella cosa, essendo appunto la prima volta che non neanche mi sono posto il problema. Poi da lettore di fumetto, effettivamente non vedere il titolino sulla costina mi ha fatto un po' strano, devo dire la verità. Però ho detto vabbè, amen. Problemi però poi tecnici, quando me l'hanno fatto notare, comunque... ho detto ma sai che forse ci starà mica male. Detto comunque questo, per la copertina, e chiudo perché poi era dietro ci sono i nostri bei cannetti di canapa tipici degli archi che sono sugli argini, e di fronte credo che sia un, non lo so, non mi ricordo, comunque camminavo su quest'argine e un po' di tempo che comunque sto facendo qualche riflessione in più rispetto a quelle che già avevo fatto sulla natura, e mentre ero lì in totale relax a inizio primavera con la mia bella macchinetta che ho sempre con me, ho visto queste fronde, ho capito che potevo trasformarle in un'illustrazione semplice, sì, un'illustrazione digitale, infatti, che rimanda a un dipinto, e si accordava con quello che tu avevi scritto, secondo me, tutto qui, capito? Quindi la natura, sì. Le canne, cioè, no, canneto, ma, non... detto così beh, vabbè, forse leggendo arrotolate le pagine avrete un effetto, forse leggendo quello che ho scritto, riciclato, e vedendo un po' la mia confusione che è stata per strada, forse qualche canna avrebbe aiutato a stare un attimo più sereno. Sono voluto rimanere sul naturale, che era qualcosa che stavo riprendendo anch'io di nuovo, perché anche il tuo libro parlava. E anche l'idea di cui hai detto, tra l'altro, del trasformare quei disegni che erano appunto così colorati e accesi a bianco e nero con l'effetto papiro, è anche stata una trovata niente male, perché sia quello un altro, o meglio, per mantenere basso il prezzo, ovviamente, abbiamo dovuto utilizzare il bianco e nero su carta crema, per avere un prezzo comunque contenuto, se no letteralmente credo che il prezzo sarebbe triplicato ora come ora, su carta patinata opaca o sì. La carta sempre, è un bene sempre prezioso, col bianco e nero, però sì, no, tenendo no, il colore. Ah, okay, sì, sì, sì. Non c'era, diciamo che non c'era motivo di farlo. Faccio un po' di pubblicità progresso, sì sì, facciamo. Quindi... pubblicità per Alessia, noi non per, cioè, pubblicità, se volete, se volete disegni, andate da Alessia. Allora, ragazzuolo e ragazzuole,
Io purtroppo devo scappare via per un viaggio di istruzione. Due minuti te li voglio rubare. Nel un viaggio senso di istruzione con l'apostrofo, spero. No, senza apostrofo, è vero. No, due minuti. E qua dopo dobbiamo scappare un po' tutti. Sì, no, appunto. E voglio un po' cercare di tirare un po' le somme, nel senso che io sicuramente ho avuto sui due piatti della bilancia, come si dice, molto più la voglia e il desiderio di lavorare in gruppo e di fare il progetto, purtroppo, che non l'altro piatto invece come fare effettivamente e quanto essere disposto a dare di me stesso per quel progetto. Mi sono accorto, ed è questa la cosa che mi piace alla fine di questa esperienza, come istruzione, come tappa che uno può raggiungere, e quindi parlando anche a chi ascolta, arrivo alla fine di questa cosa e capisco che era necessario e d'obbligo mettere le cose, non dico al 50-50, ma almeno in modo più equilibrato. Togliere un po' dell'entusiasmo, della fretta e della voglia e essere pronto anche a cedere qualcosa di me e a apprendere qualcosa in più, cosa che magari mi ha un po' frenato, proprio quella esagerata voglia di che non è una scusa valida, ne sono volevi cosciente. Stamparlo per arrivare ad un certo periodo in cui ti potevano essere utili, tutto qua, cioè, esatto. Può essere un problema, infatti equivaleva alla scadenza in un certo senso, anche se non lo era. Non scritta, che mi sono purtroppo, ecco, un altro errore che magari posso dare un consiglio di non fare. Allora, il primo è non mettete, e questo è una cosa che io mi impegno personalmente davanti a voi, davanti a quelli che vedranno il video e con me stesso soprattutto, perché non è che devo rendere alla fine conto soltanto a chi collabora con me, ma in prima persona dobbiamo rendere conto a noi stessi, essere sinceri con noi stessi e avere, come dicevi te, una consapevolezza di noi stessi, consapevolezza non serve, che non serve neanche tutto. Bisogna esatto, non serve neanche provare a condividere cose, quindi una cosa che mi impegno con me stesso è quella di capire che è vero che ci deve essere, e io questa c'ero forse troppo, il distacco da quello che tu fai, lasciare una cosa lì completata, finita, basta, è pronta, distacchiamoci. Sì, ma è anche vero che, come dicevate voi, bisogna poi avere quella cosa che quando la metti in offerta agli altri e quando ancora di più la lavori con altri, devi essere anche disposto a dire ok, l'ho lasciata lì perché pensavo che fosse bella e finita, ma forse non è. Non così. È mai bella forse... e finita se non conosci gli altri ambiti che gli fanno da cornice. Infatti. Molto più semplicemente, come tu ben sai, ti mancava anche la conoscenza del programma di Word. È come se un fotografo non conosca la macchina fotografica, un pittore non conosca i pigmenti, e così via, capito? Ci sono tante cose da imparare e vanno imparate, perché anche il programma di Word effettivamente era un bel po' che non lo usavo così abitualmente, questo è anche vero, era però, po' che non lo usavo fortuna, da qui dove mi trovo io imparano. Però diciamo che perdonatemi ragazzi, ma devo scappare via purtroppo. Ok, speriamo di sentirci ancora, di vederci ancora, e grazie ancora di quello che è stato fatto e di quello che è stato trasmesso e di essere stato anche vi lascio fra voi, scusatemi, ma purtroppo tutto andiamo oggi che devo fare. ciao, ci sentiamo presto, ciao. Alla prossima, ciao. E buon lavoro con il premio, il viaggio di istruzione adesso, ciao. Adesso pensa alla distruzione, lui, vabbè. Anna ne ha abbastanza di distruzione, penso. Sì, abbastanza. No, e quindi sono rimasto con voi due. Comunque, se posso dire la mia, visto che me ne sono state insieme. Aspettavamo. A cercare di rispondere alle vari messaggi di mia madre, di mio marito, perché voi non lo sapete, ma io ci ho aperto WhatsApp qui davanti. E quando faccio una diretta, una registrazione, c'è una marea di rompicoglioni che
non so per quale motivo, si manifestano proprio in quel momento. Ma succede, succede a tutti, penso. Normale. Vai, vai, dici. Volevo dire che comunque ci sono cose del libro di Domenico che mi hanno comunque, al di là di tutto quello che si è detto, mi hanno colpito moltissimo. Ci sono dei versi che mi sono piaciuti tanto, tanto che lui lo sa, cioè, da una poesia ho ricavato una canzone, per cui vuol dire che mi è piaciuta. E adesso stavo appunto leggendo la 20, perché non hanno titolo. È una cosa che Anna non riesce a mandare giù, eh? Hai visto? Non l'ha mandata giù che non hanno titolo. I poteri. Già, è caduta. Mo che ha detto che doveva leggere e basta. No, si è rifiutato il programma, ha detto no. Hai detto, ha detto che non hai mandato giù che non hanno titolo e che non ha mandato giù che non hanno titolo, di conseguenza è che... Ecco. L'avevo capito che non ti andava bene la cosa, però, insomma... Questi gesti estremi. Ho commesso un insano gesto, come diceva. Ma guarda violenza. Vabbè, dicevo che stavo appunto, perché mi distraggo facilmente, leggendo la poesia numero 20, intanto che chiacchieravate, e c'è una, il primo verso che mi piace moltissimo, che è, ve lo cito, ve lo leggo. Regalami un sorriso, lo chiuderò in un quaderno rivestito di una copertina gialla. Ecco, a me fa impazzire questa cosa, perché la simbologia del colore giallo, no? Che è l'energia, che è la speranza, l'ottimismo, cioè dice tante cose questa frase, per cui questo ragazzo qua di cose da dire ne ha. Ma assolutamente. Ma ragazzo magari... Ma è per questo che sei più giovane di me, quindi quando ragazzi. Ho parlato dei colori è proprio per quello che io ho parlato dei colori, perché alcune cose avrebbero potuto dare un risalto maggiore alle parole e mi dispiace di non essere riuscita a dare qualcosa in più attraverso una cosa che è quella specifica per la quale lui mi ha chiesto aiuto, capito? Cioè è quelle cose che dici cavolo, l'avrei fatto in maniera molto diversa, avrei potuto dargli maggiore io mo mi permetterei molto di più le due cose. Io mi permetterei di dire sottovoce mo una cosa, ma ho paura che mi lancia una scarpa in diretta. Ci sarebbero ancora due opere in teoria che aspettano futuri disegni, quindi se... Alessandro è stato chiaro. C'è un modo, un iter. Sì, sì, lo abbiamo chiamato l'iter. Quello ormai è scatolato lì e è fermo. No, nel senso che, Domenico, tutto è possibile, tutto è fattibile e l'importante è appunto conoscere come si può fare per trovare una, un equilibrio. Però una voglio parte. Dire, se è, cioè, c'è ancora la possibilità di esprimere ancora meglio... Anche perché quelle che verranno dopo in teoria sono ancora più complicate di questa qua da esprimere. E tu sai di cosa ti avevo già accennato, le figure sono ancora più difficili da tirare giù bene. Anche per me che dovrò scrivere, quindi avrò lì sicuramente bisogno di tempo e di aiuti, molto più di adesso. Vedi tu hai già deciso quale sarà il tema e non hai ancora iniziato. Perciò, prima di iniziare questo tema, vai a scandagliarlo. Cerca tutto quello che puoi, perché certo. Ciò che hai dentro, ciò che è l'ispirazione, ciò che è la tua idea, deve trovare il modo, la strada corretta per uscire, per fare in modo che somigli a te come idea, che non sia qualcosa di che non vada a combaciare. Devi certo. Dargli una profondità, devi dargli una conoscenza, devi poter argomentare quella scelta. Assolutamente, infatti io credo, tra l'altro, una cosa che mi è venuta in mente... Mi verrebbe da dirti, inizia a scrivere e vedi cosa accade. Sì, sì, certo. Partendo da io devo scrivere su quello, perché poi potrebbe essere un limite. Mm-hmm. Potrebbe essere, ah, però a me quella cosa... No, potresti provarti a iniziare a scrivere e poi far prendere una piega... Come un'altra, sì, sì. Perché viene fuori qualcos'altro, per quello che ma infatti sono... guarda io una cosa perché io lo so le due idee e sono due sì, idee sì. Che anche a me appartengono molto, però devi capire perché scelgo queste certo, ma io cosa guarda ti dirò
una cosa che ho concretizzato, e poi per un po' di tempo non ho avuto modo di condividere questa cosa, perché per un po' non ci siamo sentiti e quindi non sono riuscito a raccontartela subito, e l'ho anche metabolizzata nel tempo. Io credo che una buona quantità di problematica, diciamo così, l'abbia portato con sé anche il fatto che, a differenza di quello che nascerà successivamente a questi versi delle fate, che ripeto è nato proprio dalla volontà di dire no, non devo avere altri disegni e quindi voglio amplificare questo progetto per avere altri disegni e altro materiale che vada a combaciare con quei disegni, a differenza, questo lo farò da zero, purtroppo forse i versi delle fate avevano parti scritte tantissimo tempo fa, parti scritte meno tempo fa e parti scritte completamente nuove. E quindi forse anche questa cosa di riprendere il materiale vecchio semplicemente trascrivendolo senza neanche rileggerlo e rivederlo, aggiungere un materiale più recente, mettere un materiale freschissimo e poi offrirlo così, ecco qua è pronto, prendete, è quello che secondo me ha contribuito anche a creare un po' di problematiche, perché probabilmente è andata a perdersi proprio quella questione del linguaggio che dicevi, della comunicabilità. Perché tu hai usato la parola trascrivere, tu hai riportato una cosa vecchia com'era, esatto. E l'hai fatta lì. Allora, Sette Vite contiene una delle sue sette storie, che è nata quando avevo 12 anni e io ho iniziato ad abbozzarla come se fosse un fumetto. Quando ho ripreso in mano Sette Vite, mi mancava una storia, il libro non mi sembrava completo con le sei storie che avevo. Ho ripreso quell'idea, però ovviamente la mia identità non si andava più a sposare con quegli scarabocchi, perché li avevo ancora e li ho ancora da qualche parte fatti così a fumetto, così come non c'entravano più bene alcune situazioni o personaggi. E che cosa è successo? Ho ottenuto quello che ancora mi rappresentava, che ancora era solido, e l'ho rielaborato. Ed è una delle storie che probabilmente mi piace anche di più. Ed è nata veramente tanti anni fa. Quindi la questione, secondo me, il problema è proprio da scrivere. Se io avessi riportato le cose, ovviamente ho dovuto descriverle rispetto a quello che era un'immagine disegnata. Ma come l'avevo fatto, non avrebbe avuto nessuna attinenza delle storie, cioè non sarebbe stata armonica, perché le storie sono tutte di ognuna per sé. Per quello, esatto. Secondo me. Scusate un attimo, scusate. Sì, basta che ritorni. Diciamo, quindi, secondo me, la parola che hai utilizzato tu, trascrivere, la chiave, cioè tu ti devi chiedere per quale motivo hai scelto di trascriverle e non di riprenderle. Perché la questione è quello, poi. Per non abitudine, te lo dico proprio, per non abitudine, per quella mia abitudine che dicevo prima, che con me proprio è veramente al massimo livello, e ho imparato da questa prima relazione con qualcosa che sta nascendo, che non va bene fatta così, quel taglio che dicevo netto con una cosa fatta e finita, che però non può essere era bene allora sarà bene anche oggi, quella ho capito che non è così, ho capito che va ripreso e riguardato. Per dirti, Anna adesso non c'è, ma noi stiamo preparando qualcosina insieme, dove tra l'altro avremo anche di bisogno di qualche disegno, se proprio ti avanza tempo e voglia, poi Anna te lo confermerà, però è ancora embrionale, diciamo così, siamo ancora in fase, però ecco lì per esempio anche sono andato a riprendere le mie prime tre favole scritte per bambini, che erano nate in un contesto religioso, quelle le ho rilette, ho tolto quello che non andava, ho cambiato della punteggiatura, perché già ho capito da questa prima esperienza che andava fatto questo lavoro, non le ho semplicemente ridigitate uguali, ecco. No? Mentre scrivevo ho cambiato qualcosa, mi sono accorto che... E tu ricordi che quelle a me le avevi mandate? Mi sembra di sì, le fotografie mi sa, però non i file, le foto ho mandato. Le fotografie però mi avevi mandato quelle storie, sì.
quando ci siamo conosciuti praticamente agli inizi. Andrea era torta, sì sì. Quindi l'hai mandato, io lì le avevo lette ed è stato uno dei motivi per cui quando poi mi hai proposto di disegnare ho accettato la collaborazione, perché comunque avevo letto lì, come ha detto Anna, c'erano dei buoni input, c'erano delle cose che andavano bene. La forma è qualcosa che si può correggere, se però non c'è la sostanza non è che dici ce la puoi inventare, devi averla, perciò una forma si può correggere, un errore bisogna capire semplicemente che se lo si fa bisogna poi cercare di non rifarlo, perché altrimenti è perseverare. È diabolico. Esatto. Perciò ecco, io le favole le avevo lette. Quindi ecco, sì, è vero. Adesso che me lo ricordi, sì, ti avevo mandato gli screenshot perché non avevo la possibilità col file, non capivo bene. Quindi, ecco, ragazzi, da Jessica sono la regina del perseverare negli errori, eh? Incredibile. Faccio, no, vabbè. C'ho i miei refusi canonici che sono tipo borsa, anziché borsa, sempre, sempre. Sempre, qualsiasi cosa io scriva, potete andare tranquilli che se c'è una tizia con una borsetta mi sbaglio, sempre. Oppure scambiare la D con la N in tante parole che non sono nemmeno vicine sulla tastiera, però lo faccio. Sì, è curioso. E mi hanno detto che sono tutti problemi derivanti dalla mia dislessia. So, io la sindrome Quello, okay. Per cui può essere che insomma poi tutto si corregge, dai, nella vita. Poi nel tempo che tu sei stata assente, io le D eufoniche, io ogni volta devo ripassare i capitoli a toglierle, perché mi accorgo che quando io scrivo le utilizzo perché nella canzone, nella musica è molto presente. Certo. E di conseguenza mi capita di utilizzarle tanto nel linguaggio parlato e erroneamente di scriverle, però una volta capito che ok, no, nella scrittura non va bene, poi inizia a entrare quel processo mentale, quindi ogni volta torni indietro, dici ecco, l'hai visto, e la togli, eccola, lo sapevo che ce l'avevo. Questo, anche le regole editoriali poi alla fine cioè, cambiano col tempo, no? con gli anni, con le variazioni del parlato. Comunque sia, variano, perché per esempio adesso tanti editori le eufoniche non le stanno neanche più a guardare. Io le trovo molto fastidiose sullo scritto. Però ho capito nel tempo, quando ne trovo qualcuna, anche a me salta all'occhio e mi stride. Prima non mi accorgevo assolutamente di questa cosa, per quello dico, chiaro. Si impara. Ma la cosa assurda è che quando parlavamo di realtà predatorie, di cui Alessandro è un amico spettacolare, perché Alessandro ti riesce a far inquadrare degli errori, delle cose, ma con una, se lo dici, in maniera così diretta che non puoi non imparare, non puoi non capire. Sono d'accordissimo. Sulla realtà predatoria Alessandro mi ha istruito molto bene e mi sono accorta di quante ce ne siano, ma soprattutto di quanti danni provochino, perché alla fine ti ritrovi a convincerti di aver fatto un buon lavoro supportato dalle parole di una persona che ha solo un interesse economico dietro, e di conseguenza non riuscire a riconoscere immediatamente la possibilità di il margine di miglioramento. Quindi è molto complesso come discorso. Alessandro, ne abbiamo parlato in tante situazioni, live, non live, a telefono, tramite messaggio. Quindi molte di queste cose io le ho imparate dopo. E adesso che sto, al momento ho tutto in autopubblicazione, anche quello che prima era stato stampato con editore in autopubblicazione, anch'io. Anche Vite ultimamente l'ho fatto riuscire nella versione aggiornata, completamente scremato di una marea di errori, e lì mi sono resa conto di quanto sia importante comunque studiare queste cose, non fermarsi mai al però oramai l'ho fatto così, no, se puoi in mano di nuovo fallo, perché sicuramente poi sarà sempre più somigliante a te, anche per chi lo leggerà. Certo, alla fine penso che quando ti esprimi vuoi che chi vede o legge o ascolta quello che tu fai ti riconosca, ti dica questa cosa ti assomiglia, sì, perché ma poi penso... come,
autori noi inevitabilmente con le esperienze della vita cambiamo, per cui quando andiamo a rileggere una cosa che abbiamo scritto magari tanti anni fa, non siamo i primi a non riconoscerci più in quello che abbiamo scritto, perlomeno a me, non avendo scritto autobiografie, anche perché non ce n'è ragione, la mia vita va e... sì, mi è capitato spesso di cambiare completamente i miei scritti. Le donne di Frieder è cambiato quasi integralmente rispetto alla prima edizione. Questa qui che adesso è su Amazon è un'altra cosa, e lo sarà ancor più Malia di Eurasia, perché quello proprio l'ho riscritto dalla A alla Z col testo vecchio, ecco, da una parte, e poi mentre lo ribattevo al computer, perché poi vabbè l'avevo persa con l'esplosione di un hard disk con le fiamme proprio, e Madonna, mentre la riscrivevo ho detto, con effetti speciali non mi ritrovo più, ma perché la devo riscrivere così? Non mi piace più, trovavo cose insensate, magari anche dettagli troppo infantili, perché l'ho scritto che, insomma, nel 2005, sono passati tanti anni, ero giovane allora, adesso non più, e quindi lo trovo molto migliorato rispetto a quella versione. Spero poi che sia anche apprezzato da chi lo leggerà. Niente, non ce la posso fare, o bevo o vabbè, ma comunque penso che non siamo qui ancora moltissimo. Io credo che abbiamo toccato tutti i punti forse più importanti, e almeno il sottoscritto sicuramente, anche semplicemente da questo video, che era utile e necessario per dare giusto valore alle cose, e magari nel piccolo anche essere d'aiuto agli altri, perché è ovvio che se è una cosa comunque ci tieni, e adesso prima o poi sicuramente vedremo in qualche modo di risistemare quello che ancora non va in questo volume, ma aspettiamo un attimo che venda qualcosa, non sta vendendo niente. Vabbè, no, nel senso, non siamo qui per fare soldi, non siamo qui per fare soldi, però nel senso, per fortuna c'è ancora margine di tempo che possiamo intervenire anche sotto quell'aspetto, ma era per fare una battuta. Ma sicuramente io perlomeno determinate cose le ho acquisite, e chissà che possano essere acquisite anche dagli altri. Ora la prova del 9 sarà sicuramente vedere di capire quali sono le cose che vanno ancora sistemate su questo, e soprattutto concentrarci su quello che verrà dopo, perché allora è vero che non vale, come diceva Alessandro Pasolini, dice, dire sbagliando si impara, però se questo non vale, sicuramente vale il detto che ricascarci sarebbe fuori luogo. Quindi con quello che verrà poi bisognerà dimostrare effettivamente, concretamente, io e te stiamo provando di fare qualcosa insieme, quindi sia questo sia qualsiasi altra cosa che verrà in futuro starà al sottoscritto dimostrare con i fatti, che non sono solo parole, come dice la canzone, e credo che lo farò, perché qui non si parla di difetti o di mancanze, si parla di apprendimento, e io credo di essere una persona che ha sempre cercato di apprendere. È vero, posso a volte sembrare, ma è il mio segno zodiacale, probabilmente sono un ariete, quindi ascendente, non lo so, ma quindi siamo anche un po' testardi a mandare giù i bocconi amari, a cambiare le abitudini, però alla fine siamo anche abbastanza intelligenti da capire che se teniamo a quello che facciamo, esatto, se teniamo a quello che facciamo, poi ci impegniamo anche ad aprire le nostre menti, le nostre orecchie, e quindi sicuramente questo l'ho sempre fatto, l'imparare, e speriamo che appunto di essere utili agli altri. Non mi rimane che comunque fare i complimenti, i ringraziamenti, le scuse possono sembrare inutili e banali, le ho già fatte, le potrei ripetere, ma sapete che comunque le ho dette già, e vuol dire che quelle sono sicuramente sentite, non sono buttate lì, e vediamo di cercare di continuare, di poter continuare,
dicevo, abbiamo bisogno di dei disegni anche di quello che stiamo facendo io, Anna, se per caso. E a quelli che invece seguono il mio canale dico, per l'ennesima volta, e non lo dico perché c'è Alessia, quindi lo sanno tutti quelli che hanno già visto gli altri video, se non vi interessa la poesia, pazienza. Ma se vi piacciono i disegni fatti bene, compratelo per i disegni. Compratelo. Ah, io potrei aggiungere, se siete analfabeti, lo comprate per i disegni. Comunque, se posso dire la mia, qualcosa di buonino c'è. Adesso non buttiamolo via sto libro, perché no, fino adesso l'abbiamo buttato via. No. Ma io lo dico sempre, se no lo possono mettere insieme a quelli di Fabio Volo sotto i posaceneri. Fabio Volo non lo avrò mai sul mio canale, questo è sicuro, perché Fabio, sta cosa l'ho detta troppo spesso, potrebbe fare una citazione per insultarti. Quindi dico a quelli del canale, a parte scherzi, vi metterò ovviamente i link di tutto quello che ha fatto Alessia, di tutto quello che ha fatto Anna, di l'unica cosa che abbiamo cercato di fare insieme e che vi offriamo in questo modo qui. Vi dico già che se magari capiterà qualche occasione particolare, visto che c'è una sesta fata in giro e ci sono dei colori, dei disegni colorati, magari potremmo pensare più avanti a qualche particolare occasione, qualche particolare evento, di proporvi il disegno colorato, firmato, autografato. Penserò qualcosa per rendere un po' più stuzzicante, magari sotto Natale, vediamo, sto pensando a qualcosina, ne parlerò poi ovviamente anche con loro, perché anche loro mi devono dire cosa ne pensano, non è che posso decidere io, è mica roba mia, cioè, e quindi restate in campana, come dico sempre io, non andate solo a seguire loro che hanno collaborato, ma le feste si avvicinano, lo so, i soldi sono pochi, ma visto che tanta roba è andata buttata in certe cantine, se vogliamo riempire di nuovo non rimane altro che comprare i nostri libri. Per esempio, prima mia, sono più vecchia, quindi ho meno tempo di posizione per diventare ricca e famosa. Poi che i vostri parole. Che parole. Esatto, no? Ok, insomma, direi che il modo migliore è proprio con le risate, perché è un po', ecco, una cosa che è importante. Cosa vorrei ribadire, se la posso dire? Posso? Tanto ormai. Io l'ho detto già in un'altra occasione, ma scrivere poesie è una cosa molto intima, cioè ti metti veramente a nudo di fronte a chi ti legge, e è una cosa coraggiosa. Io l'ho sempre trovata molto coraggiosa la poesia, e ci sono alcuni dei poeti che amo di più, come un Leopardi, mi viene in mente perché è assolutamente il mio preferito, il vecchio Pascoli, che normalmente sono odiatissimi a scuola ma che io amo da impazzire, mettevano tutta la loro anima, no? In quello che scrivevano, cioè, si capisce veramente chi è una persona da quello che scrive attraverso la poesia, più ancora forse che nella prosa. Quindi questo coraggio, sarebbe ora che lo premiassimo. Io ho diversi amici che scrivono poesie, fino a qualche mese fa ero convinta che la cosa non mi interessasse assolutamente, le sto rivalutando tantissimo, tanto che ho ricominciato a leggere anche Pascoli e Leopardi, riscoprendoli con una maturità differente rispetto a quella dell'età scolastica. E niente, può sembrare quasi una cosa di cui vergognarsi, no? Avere un animo poetico o leggere poesie. In realtà è una cosa meravigliosa, ci vuole tanto coraggio a leggerle, ci vuole tanta sensibilità a il contrario, ci vuole tanto coraggio a scriverle e tanta sensibilità a leggerle. E sono cose positive, cioè non lasciamo che chi ci dice ma la poesia non interessa, la poesia oggi non vende. C'è tanta gente che le scrive, vuol dire che qualcuno è anche disposto a leggerle. Facciamo in maniera di essere di più. A me piace la poesia, ecco, l'ho detto. Io stavo pensando invece prima, scusate, sono sciocco, ma mi è venuto in mente quando ho visto mi è sembrato di vedere un gatto, però vabbè. Mi è sembrato di vedere un gatto, eccolo, che bergale.
È bellissimo. Ecco, la poesia della natura. Se reclama è qui per il cibo, non è che sia qui per... Allora, vediamo con, di trovarci, e soprattutto volevo concludere dicendo che la cosa più bella alla fine di questo fare le cose insieme è sì il prodotto e sì anche la scoperta un po' l'uno dell'altro, perché così abbiamo io per esempio ho scoperto dei miei limiti, delle mie mancanze che magari non vedevo, quindi ci si scopre non solo gli uni gli altri e ci si lega di più, ma è anche bello laddove dovessero esserci delle problematiche che è naturale che sorgano o delle difficoltà, quella voglia e quella cosa, quella maturità di andare oltre e di dire vabbè, però è più importante chi siamo e cosa stiamo facendo, di cosa invece ci si sta mettendo in mezzo, di cosa sta rendendo la cosa non più piacevole. Quindi la capacità di trovare appunto quel punto in comune che non è solo l'oggetto che si sta creando, ma è proprio l'unione che si sta creando, gli equilibri che si stanno cercando di armonizzare. E in musica gli strumenti tendenzialmente vengono accordati prima, durante, ma anche dopo, alla fine del concerto. E quindi questo è importante, e sono contento che si è fatto questo video per appunto accordare quello che non andava bene. E questo è importante, che chiunque faccia un progetto lo faccia prima, cosa che io non ho fatto, scusatemi, durante e anche dopo. E quindi con questo mi piace concludere e ringraziare chiunque seguirà, e spero che passiate una buona serata, spero che vi siate trovate bene come sempre, e speriamo di vendere qualche cosa prima di Natale. Che son veniale! Dai, ragazzi, dobbiamo andare settimana bianca. Su, dai. No, quello no, ma è Natale per tutti, quindi dai. Bianco Natale, settimana bianca. A te devo dire in particolare, perché è qualche tempo che non ti sento, ma qualche volta te l'ho scritto, due cose. La prima è che mi saluti Stefano e soprattutto Ocean. Grazie. Perché è quella la cosa più importante, non siamo noi, ma chi viene dopo. Io non ho nessuno che verrà dopo. Il bambino con il nome più bello del mondo. Eh? Il bambino con il nome più bello del mondo. Beh sì. E la seconda invece è molto più tecnica, mi serve l'indirizzo per farti arrivare la tua coppia che è lì che ti aspetta, perché sennò mia sorella mi dice ma che ce devo fare con sto coso, perché lei ce l'ha la sua coppia, là c'è scritto ad Alessia, quindi non è che altre non ne conosco che si chiamano così, e non è anche la motivazione mandarglielo, sennò No, e ad Anna invece noi ci sentiamo per quelle cose là, poi tu in privato, visto che il contatto ce l'hai, cerca di convincere a farci fare i disegni, che così non andiamo a sbattere la testa in giro. Con Anna abbiamo iniziato a parlare un po' ed è una compagnia piacevolissima, quindi... Quando non si impappina, non tossisce, non smoccica. Oh, ma mi sono impappinata prima anche io, ho 3 ore di sonno, quindi sai quando dici non lo so che ho detto stasera, ho detto qualcosa di sensato, che con 3 ore di sonno non lo so che cosa ho. Se non avete capito niente, siamo riusciti nel nostro intento. Yeah. Sì. Detto questo, no, vi lascio andare. Spunto, mi rendo conto che non sono stata proprio il massimo della brillantezza stasera, ma purtroppo con tutte queste ore di fango, pale e scope, non ne posso più. E quindi mi ha fatto super piacere essere qua, ma non sono in forma. Lo sapete, quando volete, qualsiasi momento, i miei social sono sempre a disposizione. E quindi... alla prossima occasione. Grazie. Quello grazie, mi saluta grazie. Con namaste. Vabbè, namaste. Namaste. Ok, ciao ragazze. Ciao. Buona serata.